essere una vista, è una vista molto giovane, gli faccio di bocca al lupo. Voglio subito dire una cosa, della stessa cosa che ho detto nell'intervista. Guardate, io sono stato sempre democratico cristiano, sono moderato, sono una persona accomodante, un saluto anche il vice sindaco di Frattamaggiore, mio nipote Fosso Rimato, non so se l'avete parlato, e dell'UDC AI, dicevo, siamo persone abbastanza moderate, noi non vogliamo lo scontro, detto vogliamo il confronto, noi vogliamo ragionare di problemi, non ci interessano né le inciucce né le cosiddette bacchette, però con la serietà con la quale ci vogliamo confrontare, pretendiamo altrettanta serietà da parte degli altri candidati. Io qui sono venuto stasera per mischiare un po' di sindacchite al nostro maestro, quindi collega, perché sarà collega e mi auguro, anzi sono quasi, più vado avanti con i giorni, poi un po' di termometro, il termometro elettorale lo so leggere, io penso che questa squadra stia già al ballottaggio. Potete solo voi prendere questa grande opportunità. È difficilmente mi sbaglio quando faccio pronostici, però ritornando alla correttezza, io ho detto che ci ho messo la faccia, la fine, 30 anni di carriera politica. Il signor Felice Co, brillante imprenditore della vostra comune, del quale dovreste essere orgogliosi ad avercene di questi imprenditori. Adesso abbiamo smesso con la partecipazione alla gara d'appalto della tesoreria e iniziamo a dire che il signor Coppola promette posti di lavoro. Se Coppola qualche posto di lavoro lo tiene perché lavora dalla mattina alla sera sudando, con sacrifici e si sta cercando di costruire un proprio avvenire nella propria attività. Certamente non li andiamo a promettere, né li va a promettere per una campagna elettorale comunale. Io ho chiesto questa amicizia, proprio per questa amicizia, ho chiesto a Felice di scendere in campo, lui, il papà, gli amici, tutti. Da domani anche il coordinatore di collegio Pepe D'Ambrosio. E non vogliamo assolutamente che si dedichi in questa campagna elettorale, perché poi noi siamo erbe per tutte le minestre, noi sappiamo fare tutto, i moderati, vogliamo il confronto, ma se c'è bisogno noi non abbiamo paura neanche dello scontro fisico, perché non è possibile che rispetto a persone per bene, non appena si scende in politica per dare un contributo alla propria città, si comincia a spalare le tane, come ho detto nell'intervista, e si comincia a dire di tutto e di più di queste persone. Quindi è un invito che rivolgo dal palco ai miei colleghi, ai candidati sindaci, sindaco di Grumone, ma di tenere bassi toni, di far capire, di perdere tempo non con le fandonie. Io ho stravinto le mie campagne elettorali sempre spiegando quello che volevo fare, prendendo impegni e spiegandolo poi nei dettagli, perché dire bisogna creare sviluppo, bisogna creare occupazione. Oggi sono tutti riformisti, tutti democratici, tutti vogliono creare posti di lavoro. È importante e dobbiamo spendere il nostro tempo a lungo. È importante invece far capire ai cittadini come vogliamo arrivare al raggiungimento di obiettivi strategici, non solo con l'enunciazione di principi, dicendo quello che ormai dicono tutti, perché anche sui programmi, io vi invito a livello nazionale, come a cascata provinciale, regionale e locale, i programmi sono quasi tutti quanti uguali. Tutti più o meno sanno di che cosa ha bisogno il malato, la medicina però nessuno sa come si procura. Noi dobbiamo essere in campo a fare questo, ad acquisire credibilità verso il popolo grumese e stiamo sulla buona strada, perché la credibilità oggi i consumati come me ne hanno poco, perché forse la politica, l'allontanamento dei cittadini dalla politica è dovuto soprattutto a noi, ai nostri comportamenti o al comportamento dei nostri colleghi. Noi abbiamo e stiamo cercando di infondere a Grumo, come in tutte le realtà dove abbiamo presentato le liste, questo è il nostro messaggio. Ci avvaliamo soprattutto di giovani, li vogliamo formare, li vogliamo fare crescere, soprattutto di persone per bene, e vogliamo unicamente il bene del paese. Concludo dicendo che come AVI, qua parlo solo di AVI, essendo il coordinatore d'area, noi non ci intriga, non ci appassiona, ripeto, lo scontro.
personale sulle persone. Noi vogliamo perdere il nostro tempo a spiegare ai cittadini che cosa vogliamo fare per questa città, e vogliamo un confronto serio e sereno con gli altri, reputando anche loro delle energie, perché anche una classe politica seria rappresenta un patrimonio per la propria città, e Rino Maestro rappresenta questo. Rino Maestro rappresenta un grande patrimonio della città di Rino, come lo rappresentano anche gli altri, ovviamente per essere rappresentativi e per esprimere dei valori poi ci debbono essere dei comportamenti conseguenziali. Se avverranno questo, noi sapremo confrontarci serenamente anche con gli altri candidati sindaci. Se continuano inspiegabilmente a spararci le dame addosso, noi sappiamo rispondere anche alle dame con le dame. Quindi alziamo i toni, Lino, tu sei il leader di questa coalizione, sta a te il compito, l'hai fatto già egregiamente nel confronto che hai avuto con gli altri. E devo dire, nonostante l'esperienza degli altri, le hai battute egregiamente. Quindi è un primo grazie a Felice Coppola che mi ha convinto di aderire ad Adamo Corino, ad aderire alla tua candidatura. Quindi mettetecela tutta, ragazzi, il paese è vostro, riconquistate. L'unica cosa che può fare veramente male al paese è quello che è già accaduto. Quindi il gruppo si può solo rialzare, perché la peggiore cosa che si può avere in una città è un commissariamento, una amministrazione straordinaria ma che non fa neanche l'ordinario.